ma la madre. Mo poi ce lo faremo pure spiegare il perché. Però la prima cosa per educazione è la formazione. Nicolas, voce, chitarra, piano e varie altre cose. E beh, svariate chitarre acustiche di compromesso economico, pianoforte, e svariati microfoni di compromesso economico anch'essi, e composizione, testi, dolore di stomaco e grida, tante grida soprattutto. Mariano, basso, elettrico e osservazione. Sì, quello è il mio ruolo. No, è un Ibanez, ha 5 corde, nero, e c'ha 5 corde, già te l'ho detto. Amplificatore? L'amplificatore è Mark Bass. Ma ebbè, Abruzzesi, quando c'è il come Mark si fa? Bass. Made in Abruzzo, no? Ok, è tutto abbastanza verace. Luca, batteria, percussioni e rumori molesti, tanti. Tanti rumori Che molesti. batteria? Batteria, io non ho una mia batteria personale, uso quella sua. Uso batterie che trovo in giro, qualsiasi cosa si può racimolare, per strada anche, Sì. percuoto qualsiasi cosa. Ma la madre, perché ma la madre? Ma sai che forse questa è la parte meno interessante di quello che abbiamo da dire? Ma la madre, per un motivo molto banale, ti dico la verità, risale a un'esperienza che ho avuto io a New York. E qui campavo con queste ragazze sudamericane, sentii chiamare mala madre, nel senso di cattiva madre, una di loro all'altra, rispetto al modo in cui trattava il proprio cane. E mi è venuto in mente che mi sarebbe piaciuto tantissimo chiamarci una bella. Il problema peggiore ce l'abbiamo avuto dalle nostre madri, che giustamente ci hanno detto: cazzo, cioè, abbiamo cresciuto al meglio, ma proprio sto nome dovevate, quindi vabbè. Bello, Allora, tra le tre insomma. copertine, questa è quella dedicata a Nicolas, si vede, Sì, giusto? Ok. è lui, è Bene, lui. quindi siccome siamo usciti col nostro disco, con ogni brano ha avuto un videoclip a fumetto, disegnato da diversi autori, no? Da diversi fumettisti sparsi in tutta Italia. Allora abbiamo continuato su quella linea e abbiamo fatto anche le cover dei dischi fumettate. E questa è una delle tre. Le altre due, una ritrae me e un'altra lui. Chiaramente l'altra è un panda. Sì, lui è un Sì, panda, lui è un peraltro, panda. l'abbiamo detto questa cosa. Ora, Sì, no, io sono Dolce felicissimo di Hiroshima. essere un panda. Per avere questo disco, come si fa? Vabbè, penso che un buon modo sia venire ai concerti. Però, Questa è degna di un applauso che metteremo registrato, diciamo proprio in termini tecnici, chiediamo alla regia un applauso oceanico, però c'è un altro modo. Sicuramente in modo gratuito su YouTube. Ecco, Sì. questo è da dire anche perché noi in pratica abbiamo tirato fuori tutte le tracce del disco in modo free su YouTube, quindi chiunque può andare lì sul nostro canale e ottenere tutto il nostro primo album, compresi di videoclip fumettati, quindi Certo. gratuitamente. Questo era uno dei nostri obiettivi, insomma, non costringere la gente a pagare il nostro disco, ma renderlo fruibile in modo universale per tutti, insomma. Quello che sentite in questi brani non è studiato a tavolino perché ci va quell'accordo, ma è fatto a livello più di pancia, potremmo dire. Ma l'ispirazione per queste storie da dove viene? Mi viene a me da dove vengono anche le ispirazioni per scrivere le sceneggiature, per dire. Quindi se mi piace un personaggio, una storia, per esempio, abbiamo fatto un pezzo che si chiama Sindona, che parla di Michele Sindona, rivisto in chiave estremamente surreale e dark, perché è una vicenda che ha dei tratti enormemente surreali e dark. Una volta scelto il personaggio, fatto una ricerca anche approfondita su questo personaggio, cerchiamo di dargli un'emotività musicale che può passare dalla scelta di un si minore piuttosto che cambiamo improvvisamente ritmo nel pezzo e mettiamoci un folk siculo, che è quello che abbiamo fatto. Il live vero e proprio adesso si sviluppa con questo nuovo progetto che noi stiamo facendo, che è più incentrato sulla fisicità, sulla sudorazione del corpo Vedi sul come migliora? palco. Sì. Vedi, malmenato Va migliori, bene, c'era poco da... Lo stimolazione. stavamo stimolando perché ogni tanto se parla. Quindi per questo nuovo progetto il live è molto molto più energico, che non si attiene
alla sola. Tiene dura come parola, è complicata. Però l'ho detta, ce l'ho fatta a dirla. Si attiene. Quindi, riassumendo, il live cazzuto, molto più impegnato e d'impatto, con forti emozioni trasmesse da noi al pubblico e il pubblico verso di noi. Quando sei avvezzo a fare comunque dei live e a trovarti in tante situazioni, ovviamente riesci a gestirla meglio, l'emozione, e riesci a gestire meglio anche la difficoltà che magari puoi provare prima del palco. Ovviamente comunque sono sensazioni contrastanti ma piacevoli allo stesso tempo. Il live più bello. Già che ci siamo, Luca Bellisario, c'è qualche parentela con Marco Bellisario di quel gruppo? Così di nome mi dice qualcosa, ma mi ricorda qualcuno. Mi ricorda qualcuno. No, in realtà è mio zio. Ciao zio, lo saluto, gli faccio i complimenti anche per il suo ultimo lavoro con gli Uscita Nord, quindi vi invito anche ad andare a sentire questo bellissimo lavoro degli Uscita Nord. È una delle cose più belle forse del primo disco, almeno la parte iniziale, quindi quella che vede la registrazione e tutto quello che riguarda la produzione, perché abbiamo fatto tutto da noi. E la cosa bella è che lui è arrivato col germe, quindi chitarra e voce, e abbiamo arrangiato, io e Luca, con basso e batteria, abbiamo arrangiato e registrato direttamente sulle tracce. Quindi in pratica è stato un po' anni 70 come cosa, no? L'abbiamo composto e registrato quasi estemporaneamente, no? Quindi in diretta. Erano pezzi che avevamo soltanto ascoltato, non è che li avevamo provati. Ci siamo chiusi per quanto è stato? Un paio di settimane nella rimessa del signore, perché all'epoca lavoravamo ancora in garage, come tutte le grandi band che hanno cominciato in garage, e dopo alla fine abbiamo tirato fuori le take, le abbiamo fatte mixare da Marco Di Vitantonio, che poi ci ha anche accompagnato con la chitarra per qualche live. Ci trovate su Facebook, ovviamente su YouTube è facile, cioè scrivete Male Madre, possono uscire al massimo un paio di emuli orribili, ma siamo noi quelli insomma più fighi. E ci trovate sui social e penso che troverete a breve anche qualche novità, appunto, sia per le date che per il nuovo disco, che ormai diciamo è cotto. In bocca al lupo, e voi rispondete? Cosa? Vai. Ma io in realtà credevo che tu ci dicessi. Hai già rovinato tutto. In bocca al luppolo. E io. Oh, pessimo. E io ti risponderò. Sicuramente, sicuramente. Allora, noi ci dissociamo da questa cosa, però ormai è fatta. Sì. Ormai è andata, è il luppolo. Dai, è fatta. Il luppolo, dentro, vabbè, oh, luppolo. La chiusa lui, ragazzi. Non c'è niente da fare. Grazie per l'intervista, ragazzi. Del resto si chiamano Mala Madre, che te volevi aspettare? Complimenti per la musica, a presto, un abbraccio e grazie per la partecipazione ai nostri programmi. Grazie a voi. Ciao, grazie, ragazzi. Ciao.